Sono Federica, sono un'ostetrica e mi occupo appunto del corso di acqueticità prenatale. Il corso è dedicato appunto alle donne in gravidanza a partire dai primi mesi di gestazione e può continuare fino al momento del parto. L'obiettivo principale del corso è quello di ripristinare o mantenere il benessere psicofisico della donna attraverso appunto un lavoro corporeo. Questo perché la gravidanza porta con sé una serie di cambiamenti sia fisici sia emotivi al quale bisogna adattarsi. E il movimento ci aiuta proprio in questo, aiuta a favorirli, a percepirli, perché permette l'ascolto del proprio corpo. Quindi il movimento in gravidanza, in acqua soprattutto, è forse l'attività fisica ideale per le donne, perché permette di conciliare tutti i benefici del movimento più tutti i benefici che ci regala l'acqua. L'acqua infatti è un elemento magico, un elemento che accoglie, che alleggerisce, che sostiene e quindi permette alla mamma di muoversi completamente utilizzando tutto il corpo, favorendo una grande mobilità, andando anche a prevenire o alleviare i disturbi più comuni come ad esempio il mal di schiena. L'acqua inoltre, appunto come dicevo prima, massaggia, quindi è proprio, esercita una pressione uniforme su tutto il corpo, creando appunto questo massaggio, andando a migliorare la circolazione e anche qua andando a prevenire disturbi come gonfiori o edemi. Inoltre all'interno dei nostri incontri propongo anche esercizi, o meglio anche delle esperienze che vanno a prendere coscienza alle mamme della propria respirazione, quindi a renderle più consapevoli del loro respiro, ma anche andiamo a lavorare sul perineo, quindi a renderlo più tonico, più elastico, in vista anche della preparazione al parto. Il corso inoltre si svolge qua nella vasca che è riscaldata e quindi questo fa sì che aumenti la produzione di ormoni quali le endorfine, che sono gli ormoni del benessere, e questo fa sì che sia la mamma che il bambino ne beneficiano. Inoltre il corso si svolge in gruppo, quindi le mamme sono a contatto con altre mamme che vivono la loro stessa condizione e questo permette anche un certo tipo di confronto tra di loro. L'ultima cosa, il corso, cioè nel momento del corso mamma e bambino stanno vivendo la stessa condizione perché entrambi sono immersi in un liquido e quindi questo sicuramente li avvicina e aumenta anche la loro conoscenza.